abbiamo visto le prime due leggi fondamentali della chimica, la legge della conservazione delle masse o legge di Lavoisier, la legge delle proporzioni definite o legge di Gibbs. Adesso vediamo la terza legge fondamentale della chimica. Per illustrare questa terza legge fondamentale della chimica ho riportato una tabella alla lavagna, diciamo così, che è abbastanza esplicativa. E leggiamocela un pochettino assieme. Guardiamo la parte alta. Nella parte alta io praticamente che cosa ho fatto? Stanno scritti il nome, diciamo così, di due diversi composti che il carbonio fa con l'ossigeno. Sono l'ossido di carbonio e l'anidride carbonica. Adesso praticamente, diciamo, nel corso di questo corso li conosceremo più profondamente. E sicuramente voi già saprete di che cosa si tratta, cos'è l'anidride carbonica, cos'è l'ossido di carbonio, i pericoli di uno, i pericoli dell'altro, quello che fa uno, quello che fa l'altro. Adesso ci dobbiamo però occupare di qualche altra cosa. Occupiamoci dell'analisi chimica di questi due composti a base di carbonio e a base di idrogeno. Se noi andiamo a effettuare l'analisi chimica di questi due composti, noi possiamo sapere 100 grammi di ossido di carbonio, quanto grammi sono carbonio, quanti grammi sono ossigeno. E altrettanto possiamo fare per l'anidride carbonica. Andiamo a leggere questi numeri. Su 100 grammi di ossido di carbonio, 42,86 sono di ossigeno, 57,14 sono di anidride carbonica. Così come pure per l'anidride carbonica, su 100 grammi di anidride carbonica 27,27 sono di carbonio e 72,73 sono di ossigeno. Diciamo, questi numeri non dicono assolutamente niente. Bene, allora trasformiamoli un poco e ci cominceranno a dire qualche cosa in più. Invece di andare a riferirci alla base di 100 grammi di ossido di carbonio o 100 grammi di anidride carbonica, andiamo a riferirci alla base un grammo di carbonio, cioè andiamo a vedere nell'ossido di carbonio quanto ossigeno risulta legato a un grammo di ossido di carbonio, a un grammo di carbonio risultano legati 1,333 grammi di ossigeno. Se vi andate a fare un pochettino di calcoli vedrete che uscirà questa roba, chiaro? Il libro da cui ho preso questa tabella è un libro, diciamo così, abbastanza serio. Diciamo, utilizzo questa tabella per illustrare la legge che mi appresto a, diciamo, a spiegare, che è la legge delle proporzioni multiple, perché è molto istruttiva. Andiamo a fare lo stesso ragionamento per l'anidride carbonica e andiamo a calcolarci sulla base di questa composizione percentuale quale massa di ossigeno risulta legata a un grammo di carbonio. Ed è 2,666. Va bene? Direte voi, questi numeri continuano a non dirmi assolutamente niente. Proviamo a fare una piccola operazione. Guardate un po'. Proviamo a dividere la massa dell'ossigeno che si lega a un grammo di carbonio per l'anidride carbonica, per la massa dell'ossigeno che si lega a un grammo di carbonio per l'ossido di carbonio. Noi che cosa avremo? Avremo 2,666 fratto 1,333. Adesso il risultato che ci verrà sarà 2. Diciamo che se l'analisi chimica è stata fatta bene viene proprio un numero intero, 2. Quantomeno è un numero intero, tanto più vorrà dire che l'analisi chimica è stata fatta male. Chiaro? Già questo numero intero dice, ma guarda, è un caso che è uscito questo numero intero, potreste pensare voi. Allora che cosa facciamo? Andiamo a prendere i composti dell'azoto e dell'ossigeno. L'azoto è un elemento un po' pazzo che ha un chimismo molto molto particolare. Con l'ossigeno forma un sacco di composti, ne forma in
particolare 5 composti, che sono, secondo la nomenclatura scientifica, l'ossido di diazoto, l'ossido di azoto, il triossido di diazoto, il diossido d'azoto, il pentossido di diazoto. Adesso no, a questi nomi non ci pensate proprio, diciamo così. Quando faremo la nomenclatura dei composti chimici, io, diciamo, vi mostrerò come a una formula si associa un nome e come a un nome si associa una formula. Adesso sappiate solamente che sono 5 diversi composti chimici fra l'ossigeno e l'azoto. Bene, come al solito, sono riportati gli stessi dati che erano riportati per anidride carbonica e ossigeno, cioè i dati dell'analisi chimica, quindi su 100 grammi di ossido di diazoto, cioè sono 63,7 di azoto e 36,3 di ossigeno, così come pure 100 grammi di ossido di azoto ce ne sono 46,7 di azoto e 53,26 di ossigeno, su 100 grammi di triossido di diazoto 36,91 di azoto e 63,09 di ossigeno, su 100 grammi di diossido d'azoto ci sono 39,49 grammi di azoto e 69,51 di ossigeno, e su 100 grammi di pentossido di diazoto ci sono 25,98 grammi di azoto e 74,2 di ossigeno. Come sempre, questi dati non vi dicono assolutamente niente. Facciamo la stessa operazione che noi abbiamo fatto per ossido di carbonio e per anidride carbonica, cioè andiamo a calcolarci la massa di ossigeno che risulta legata sempre alla stessa massa, un grammo di azoto. Se voi andate a fare questi semplici calcoletti, che sono stati già fatti qui, vi risulterà che a un grammo di azoto nel ossido di diazoto sono legati 0,57 grammi di ossigeno, nel ossido di azoto sono legati 1,140 grammi di ossigeno, nel triossido di diazoto sono legati 1,709 grammi di ossigeno, nel diossido di diazoto sono legati 2,280 grammi di ossigeno e nel pentossido di azoto sono legati 2,849 grammi di ossigeno. Facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima. Prendiamo la più piccola di queste masse di ossigeno e andiamo a dividere tutte quante le altre masse di ossigeno per esse. Noi che cosa avremo? Avremo, nel caso praticamente dell'ossido di azoto, abbiamo 1,140 diviso 0,580. Quanto fa? 2. 1,709 diviso 0,570 fa 3. Abbiamo 2,280 diviso 0,570 fa 4 e 2,849 diviso 0,570 che fa 5. Va bene? Beh, no, diciamo così, è difficile dire che è un vaso che escono tutti i numeri interi. Prima l'avevamo fatto su un solo composto e era uscito un numero intero, ma su quattro composti diversi, sempre numeri interi. È difficile che sia un caso che sono usciti tutti quanti numeri interi. Allora, generalizzando quest'altra, diciamo così, osservazione sperimentale, che cosa si può dire? Che le quantità in massa di un elemento che si legano a una stessa quantità in massa di un altro elemento per formare composti diversi stanno fra loro in rapporti espressi da numeri interi, generalmente piccoli. Chiaro? Questa è la legge delle proporzioni multiple. La ripeto ancora una volta, guardate qui, le quantità in massa di un elemento
che si legano a una stessa quantità in massa di un altro elemento, sempre ora, per formare composti diversi, stanno fra loro i rapporti espressi da numeri interi, legge delle proporzioni multiple. Bene, adesso praticamente ci sono problemi sulla legge delle proporzioni multiple? Allora, praticamente Dalton, sulla base di queste tre leggi fondamentali della chimica, la legge della conservazione delle masse di Lavoisier, la legge delle proporzioni definite di Proust, la legge delle proporzioni multiple che abbiamo appena illustrato, formulò la sua teoria atomica. Siamo ancora, diciamo così, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Teoria atomica che con qualche, diciamo così, piccolo aggiustamento è tuttora ritenuta. Dunque i punti principali, diciamo così, i cinque punti principali della teoria atomica di Dalton sono i seguenti. Adesso, diciamo così, ve li detto proprio e diciamo li discuteremo uno per volta. Punto primo, teoria atomica di Dalton. La materia è costituita da particelle piccolissime ed indivisibili, dette atomi. Proprio sull'indivisibile là ci sta il problema, però diciamolo nella formulazione originaria di Dalton. Quindi punto primo, la materia è costituita da particelle piccolissime, indivisibili, dette atomi. Punto due, l'atomo è la parte più piccola di un elemento. Punto 2. L'atomo è la parte più piccola di un elemento. Punto 3. Gli atomi di uno stesso elemento sono tutti uguali ed hanno la stessa massa, virgola, ma atomi di elementi diversi sono diversi ed hanno masse diverse. Va bene? Allora, ripeto, gli atomi di uno stesso elemento sono tutti uguali ed hanno la stessa massa. Atomi di elementi diversi sono diversi fra loro e hanno masse diverse. Punto 4. Le reazioni chimiche avvengono fra atomi interi e non fra frazioni di atomi. Ripeto, le reazioni chimiche avvengono fra atomi interi e non fra frazioni di atomi. Punto 5. Gli atomi degli elementi conservano la loro identità e non vengono mai distrutti. Ripeto, gli atomi degli elementi conservano la loro identità e non vengono mai distrutti. Va bene? Adesso praticamente Dalton formulò questa sua teoria atomica, diciamo così, come conseguenza delle osservazioni sperimentali contenute nella legge fondamentale della chimica, cioè nella legge della conservazione delle masse, nella legge delle proporzioni definite, nella legge delle proporzioni multiple. In effetti praticamente
questa teoria atomica ci permette, diciamo così, di andare a diciamo, interpretare perfettamente le tre leggi fondamentali della chimica. In effetti, diciamo così, se risulta verificata la teoria atomica di Dalton, quando si va a formare, diciamo, una particella di ossido di carbonio, che cosa succede? Abbiamo praticamente qui un atomo di carbonio si lega con un atomo di ossigeno. Vedete, l'atomo di carbonio lo segniamo come una pallina annerita, l'atomo di ossigeno come una pallina vuota. E abbiamo praticamente che si forma una, chiamiamola per adesso particella, di ossido di carbonio, vedi? Bene, se noi vogliamo andare a formare n particelle di ossido di carbonio, noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo avere n atomi di carbonio poi avremo bisogno di n atomi di ossigeno. E avremo n particelle di ossido di carbonio. Supponiamo di avere, che vi posso dire, n atomi di carbonio. E n più m atomi di ossigeno. Noi che cosa avremo? Avremo sempre n particelle di ossido di carbonio. Più m particelle di ossigeno. Cioè, in poche parole, se il rapporto di combinazione fra il carbonio e l'ossigeno è 1, il carbonio, l'ossigeno che è in eccesso, non si combinerà col carbonio e rimarrà ossigeno. Questo spiega perfettamente la legge delle proporzioni definite. Adesso guardiamo un'altra cosa. Supponiamo di avere praticamente un atomo di carbonio. Abbiamo una particella di ossido di carbonio.
che è fatta così, vedete? Questo è il carbonio e questo è l'ossigeno. Adesso supponiamo di avere un atomo di carbonio. E abbiamo invece che un atomo di ossigeno, due atomi di ossigeno. Noi che cosa avremo? Avremo una particella di anidride carbonica. Adesso guardate qui un pochino. Se noi andiamo a considerare la massa di ossigeno che nei due composti, anidride carbonica e ossido di carbonio, si lega a una stessa massa di carbonio. Come massa di carbonio che consideriamo? La massa di un atomo di carbonio. Quindi qui c'è un atomo di carbonio, qui c'è un atomo di carbonio. Qui c'è legato un atomo di ossigeno, qui sono legati due atomi di ossigeno. Quindi il rapporto fra le masse dell'ossigeno che è legato al carbonio dell'anidride carbonica fratto la massa dell'ossigeno a cui è legato l'ossigeno al carbonio nell'ossido di carbonio sarà due volte due atomi praticamente di ossigeno, qui un atomo di ossigeno. Quindi il rapporto quale sarà? Massa di due atomi fratto massa di un atomo sarà uguale a due. Chiaro? Quindi praticamente la teoria atomica di Dalton tiene perfettamente conto anche della legge delle proporzioni. Poi al punto 5 della teoria atomica di Dalton è detto che gli atomi sono indistruttibili e conservano la loro identità. Quindi questo che cosa significa? Significa che se noi abbiamo una reazione chimica, in una reazione chimica gli atomi praticamente non vengono distrutti, cioè quelli che ci sono all'inizio della reazione ce li troviamo alla fine della reazione. Quindi la conseguenza di questo fatto qui qual è? Che praticamente poiché gli atomi che ci troviamo all'inizio della reazione sono gli stessi atomi che ci troviamo alla fine della reazione, l'unica cosa che è cambiata qual è? La maniera con cui si sono legati fra di loro questi atomi. Noi abbiamo che, dato che gli atomi hanno mantenuto la loro individualità, solo che si sono legati in maniera diversa, se noi andiamo a sommare le masse di tutti quanti gli atomi presenti nel sistema, il risultato quale sarà? Sarà praticamente che la massa del sistema è invariata. Quindi il punto 5 della teoria atomica di Dalton ci rende conto della legge della conservazione delle masse di massa. Bene. Adesso, le leggi fondamentali della chimica sono, diciamo così, terminate. Quindi praticamente prima di poter però cominciare a parlare di alcune grandezze di tipo chimico che sono interessanti, tipo il numero di Avogadro, tipo la massa molecolare, le molecole, è necessario andare a parlare di un altro principio che nella chimica è estremamente importante e che entrerà sempre nella chimica, quindi è bene che ne parlo subito. E qual è? È praticamente il principio che anche l'energia si conserva. L'energia non si crea né si distrugge, semplicemente si trasforma. Diciamo come corollario praticamente di questo principio, potremmo anche dire che l'energia dell'universo è costante. Attenzione però che un purista che cosa vi direbbe? Vi direbbe che questa è un'affermazione termodinamicamente sbagliata. Perché? Perché
per poter parlare di un sistema, il sistema deve essere assolutamente ben definito e chiaramente l'universo non è facile andarlo a definire bene. Per cui diciamo che un termodinamico puro potrebbe trovare a rigore questa affermazione sbagliata. Diciamo, noi che non andiamo a fare tante considerazioni fini, ma che è importante capire l'essenza del problema, è che semplicemente che se noi teniamo una forma di energia, questa energia praticamente non si distrugge né si crea, semplicemente si trasforma. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che se io prendo un idrocarburo, ad esempio la benzina, ad esempio il metano, lo brucio con l'ossigeno dell'aria e produco calore, quel calore che viene prodotto era energia che stava immagazzinata nei legami chimici dell'idrocarburo, che si libera all'atto della reazione di combustione dell'idrocarburo. Poi questa, diciamo così, energia in che cosa si trasformerà? Si trasformerà in un aumento di temperatura dei gas. Questo aumento di temperatura dei gas poi si andrà mano a mano diluendo, perché riscalderà i gas che avrà vicino a loro, i corpi che avrà vicino a loro, e nel frattempo loro si raffredderanno. Però, diciamo così, l'energia non si è creata né si è distrutta. Diciamo che questo principio di conservazione dell'energia è sancito inderogabilmente dal primo principio della termodinamica. Nel corso di fisica o nel corso, non so in quale materia si studiano queste cose qui, studierete il primo principio della termodinamica. Io ve lo accenno soltanto, diciamo così. Il primo principio della termodinamica, scritto nella notazione degli studiosi di macchine termiche inglesi del primo 800, diceva praticamente che la variazione di energia di un sistema chiamato delta U era uguale a Q meno L, dove Q praticamente era il calore che veniva fornito al sistema e L era il lavoro meccanico che si riusciva a tirare fuori dal sistema. Diciamo che gli studiosi inglesi di macchine termiche utilizzavano il segno più per il calore e meno per il lavoro, perché loro dicevano: io do tanto calore al sistema e tiro fuori tanto lavoro dal sistema. Quindi al calore gli do il segno positivo perché io lo immetto nel sistema e il lavoro che esce dal sistema io gli do il segno negativo. Diciamo che, ma non so più se nei libri di fisica si utilizza questa notazione, io sono rimasto affezionato a questa notazione perché da studente l'ho studiato così e poi mi piaceva, diciamo così, la maniera di ragionare degli studiosi inglesi di macchine termiche, cioè quando costruirono la locomotiva a vapore. Per lo studioso cos'era importante? Era importante quanto carbone bruciavi e quanto riuscivi a fare muovere praticamente la locomotiva. Quindi loro erano abbastanza pratici in quello che andavano a dire. E quindi dicevano praticamente che la variazione di energia di un sistema è, diciamo così, uguale alla differenza fra il calore che io metto nel sistema e fra il lavoro meccanico che io tiro fuori dal sistema. Ovviamente se io il calore lo tiro fuori dal sistema lo cambio di segno, così come pure se io il lavoro meccanico lo metto nel sistema lo cambio anche di segno. Vabbè, diciamo che quindi i principi su cui si basa la chimica sono le tre leggi fondamentali della chimica e il primo principio della termodinamica che sancisce la conservazione dell'energia. Adesso, prima diciamo così di terminare la lezione, ci sarebbe ancora una cosa che in effetti la legge della conservazione delle masse, la legge della conservazione dell'energia dovrebbero essere superate ormai. Perché? Perché praticamente Einstein ha dimostrato che le masse, diciamo, possono essere in opportune condizioni disintegrate e trasformate in energia, così come pure delle grosse quantità di energia si possono materializzare e diventare delle masse. Per cui diciamo che la legge della conservazione delle masse, la legge della conservazione dell'energia è valida fino a quando noi non consideriamo praticamente delle reazioni di tipo nucleare, cioè delle reazioni in cui noi abbiamo la disintegrazione della materia. Va
Bene, ma se noi volessimo, diciamo così, essere proprio molto precisi, dovremmo parlare praticamente di legge della conservazione delle masse e della conservazione dell'energia contemporaneamente. Perché se uno non si trova una massa nel sistema, che significa? Che si troverà quella stessa massa sotto forma di energia. Cioè praticamente Einstein riuscì a dimostrare che praticamente la massa che uno non si trovava nel sistema era uguale praticamente all'energia che veniva prodotta. M è la massa che si è disintegrata, è l'energia prodotta, C è la velocità della luce. Velocità della luce che sono, mi sembra di ricordare, 3 per 10 alla 5, quindi 300.000 km al secondo. Quindi è chiaro che disintegrando piccolissime quantità di materia si ha la produzione di enormi quantità di energia. Diciamo così, questo è alla base praticamente della radiochimica, della chimica nucleare. Cioè esistono praticamente degli atomi che sono instabili e che essendo instabili praticamente si disintegrano da soli e disintegrandosi danno origine ad atomi più piccoli, più stabili e a grosse quantità di energia. Esistono poi delle altre reazioni sempre di tipo nucleare che producono ancora quantità di energia più grosse, cioè quelle là che vi ho descritto prima sono le reazioni di fissione nucleare che producono quantità di energia enormi ma che sono piccole rispetto alle quantità di energia prodotte dalle reazioni di fusione nucleare. Le reazioni di fusione nucleare producono quantità di energia enormi. Diciamo che il Sole, la nostra stella, la stella che ci riscalda, la stella praticamente che permette la vita sulla crosta terrestre irradiandola con la sua energia, produce questa energia per effetto della reazione di fusione nucleare, tramite la quale trasforma l'idrogeno in elio. Diciamo che questo l'ho detto per completezza di informazione, ma a meno che non si prendano isotopi che siano instabili, atomi che siano instabili e che quindi da soli si disintegrano, oppure non si considerino situazioni in cui si possono instaurare reazioni di fusione nucleare, allora la legge della conservazione delle masse, la legge della conservazione dell'energia sono perfettamente rispettate. Diciamo che possiamo dire che per i sistemi che studiamo noi sono sicuramente rispettate e che, ripeto, dovremmo andare a considerare o atomi instabili, tipo il radio, tipo il torio, tipo il nettunio, tipo praticamente questi elementi radioattivi. E diciamo questi sono una piccola parte, diciamo, degli elementi chimici che esistono. Oppure dovremmo andare a considerare le reazioni di fusione nucleare. Ma in effetti di reazioni di fusione nucleare noi abbiamo solo due sistemi dove sappiamo che si verificano le reazioni di fusione nucleare. Uno sono le stelle tipo il Sole e l'altro, sapete qual è? Le bombe atomiche praticamente. Cioè la reazione di fusione nucleare che si produce nel Sole, noi siamo capaci di riprodurle sulla Terra. Il problema è che non siamo capaci di controllarlo. Chiaro? Cioè, in poche parole, per innescare una reazione di fusione nucleare c'è bisogno di una temperatura almeno di 1.000.000 gradi che si può raggiungere solamente utilizzando degli opportuni atomi che si disintegrano e emettono grandi quantità di energia. Solo che una volta che abbiamo scatenato le forze della natura, ahimè, l'uomo non è più capace di controllare. Quindi quando, diciamo, riproduce la reazione di fusione nucleare è semplicemente una bomba atomica. Diciamo che se l'uomo fosse capace di controllare la reazione, di riprodurre la reazione di fusione nucleare e di controllarla, avrebbe risolto tutti i suoi problemi di energia. Il petrolio non dico che non varrebbe più niente, perché praticamente sarebbe sempre una materia prima importantissima per la produzione delle materie plastiche essenzialmente, ma cesserebbe di essere un combustibile strategico. Chiaro? Vi posso raccontare che forse, probabilmente voi non eravate ancora nati, ma fra il 1989 e il 1990 ci furono degli studiosi che
ritenettero di aver prodotto un sistema in cui erano stati in grado di produrre energia tramite una reazione tipica, tipo fusione nucleare, però realizzata a temperatura ambiente. Allora cominciarono tutti quanti a lavorare sulla fusione fredda, questo, quell'altro e quest'altro. Poi alla fine, dopo qualche anno, si accorsero semplicemente che erano sbagliati i conti. Cioè, in poche parole, che questa piccola quantità di energia che si era ritrovata in più nel sistema non era per una supposta fusione nucleare che si era verificata a temperatura ambiente, erano semplicemente perché in quell'esperimento avevano sbagliato. Quindi praticamente tutte, diciamo così, le scoperte, diciamo, mirabolanti di cui si parla, prima, diciamo, di andarle a prendere per buone, bisogna, diciamo, andarle a verificare. Per esempio, ecco, qualche anno fa trovarono che al laboratorio dell'Aquila, che sta sotto al Gran Sasso, erano riusciti a far viaggiare dei neutrini dal laboratorio del CERN di Ginevra fino al laboratorio del Gran Sasso a una velocità superiore a quella della luce. E tutti quanti i giornali portarono questa scoperta, questa cosa che apriva, perché praticamente, secondo la teoria di Einstein, la velocità della luce è la massima velocità teoricamente raggiungibile. Non si possono raggiungere velocità superiori. Io, per la mia pochezza, mi ricordo che quando facevo lezione di chimica ai ragazzi del corso di Frosinone, dissi: ragazzi, facevo questa stessa lezione che stavo facendo a voi, però proprio in quei giorni era uscito sul giornale questo fatto qua. Allora io dicevo: la massima velocità raggiungibile teoricamente è questa. Sul giornale stava scritto contemporaneamente: abbiamo trovato che i neutrini viaggiano a velocità superiore a quella della luce. E ragazzi, stiamoci attenti, perché qua aspettiamo che questo esperimento viene confermato. Dopo un poco di tempo videro che avevano fatto male i calcoli, praticamente, insomma, e che quindi questi neutrini avevano viaggiato alla velocità della luce e non una velocità superiore a quella della luce. Quindi posso, diciamo così, ancora senza tema di essere smentito, dire che la velocità della luce, secondo Einstein e secondo tutti quanti, diciamo così, gli studiosi, è la massima velocità teoricamente raggiungibile. Ok? E che quindi vale il principio della conservazione delle masse, vale il principio della conservazione dell'energia. Se si parla di trasformazioni nucleari che implicano la disintegrazione di materia e la produzione di energia, si può parlare della conservazione, del principio della conservazione della massa e dell'energia. Va bene? Allora, ragazzi, io terminerei qualche minuto prima. Ci vediamo domani, continueremo e faremo anche un pochettino di esercizio. Ok?